Buongiorno e ben ritrovati per un nuovo appuntamento del nostro podcast Libri per sognatori svegli. La scienza dell'Hermes, simboli e segreti iniziatici di Stefano Maiorca, edito nel gennaio 2016. Questo è il volume di cui ci occupiamo oggi. Si tratta di un saggio dedicato alla magia operativa di ordine supremo, che nasce dall'esperienza dell'autore, il quale fin da giovanissimo mostra una predisposizione non comune verso gli studi della scienza ermetica. Cosa si intende con il termine iniziazione? Quale enigma racchiude? Ci domanda l'autore. Essa, ben lungi da ogni forma di misticismo religioso, è una disciplina eminentemente pratica, volta ad educare e costruire gli operatori, i sacerdoti, ermetisti, che riceveranno gli strumenti basilari per cominciare questa sorta di apprendistato. Compito dell'iniziando è penetrare il senso celato nei manoscritti, andando oltre il significato meramente letterale delle parole, per carpire i simboli che si celano al loro interno. «C'è stato un tempo», scrive Stefano Maiorca nell'introduzione, «in cui l'uomo interagiva con gli dèi e parlava con gli eoni, intelligenze purissime appartenenti alla sfera superna e mai incarnate, intermediarie tra il mondo ordinario e quello delle forze sottili». Gli eoni, intimamente connessi con la magia isiaca, possono rivestire duplice natura. La prima di matrice umana, generate dal pensiero magico umano, e la seconda dotata di vita propria. Nel primo caso, queste esistenze, chiamate geni, sono inferiori all'uomo. Sono esseri vitali, vitalizzati, il cui scopo è da ricondursi alla creazione umana. Nel secondo caso, ci troviamo di fronte a esseri di ordine superiore, non generati dall'essere umano. Sono queste le nature ieratiche che presiedono all'ermetismo operativo di ordine magico-sacerdotale, esenti da incarnazione e manifeste negli antichi templi magici nei quali veniva praticata la medicina aurea. Colui che si appresta a penetrare nel tempio misterico ha il dovere di purgare la sua coscienza e la sua intima natura da sterili superstizioni di ordine profano, per addivenire alla realizzazione, cuore e centro di tutte le manifestazioni ermetiche. Oltrepassando la sacra soglia che introduce nel tempio misterico, l'uomo comune cessa di essere tale e diviene un iniziato, che dovrà seminare e raccogliere affinché il seme occulto della rinascita, che deve germinare in lui dopo la fase di morte iniziatica, lo predisponga a contemplare il volto sconosciuto del Dio interiore, il Dio di luce che alberga in ciascun essere umano illuminato. In questa prospettiva, la scienza dell'Hermes accompagna passo passo il lettore, potenziale iniziato, recuperando e illustrandogli abilmente le correnti che fanno capo all'archetipo femminino primigenio. Dalle civiltà megalitiche ai libri acherontici, passando per la Vergine Nera, questo saggio di magia operativa svela, senza profanarle, le pratiche nascoste della realizzazione misterica. Stefano Maiorca, giornalista e scrittore, è considerato tra i maggiori esperti italiani di simboli, miti e filosofie occulte. Sperimentatore alchimico, studioso di ermetismo, religioni antiche e culti misterici, è preside dell'Accademia Romana Cremmerziana La Porta Ermetica. Apprezzatissimo conferenziere e ospite di numerose trasmissioni televisive, collabora con le maggiori riviste del settore e svolge periodicamente importanti corsi e seminari esoterici. Le sue opere, dedicate allo studio dei fenomeni paranormali, alle arti divinatorie, ai miti e alle leggende, sono state tradotte e pubblicate in vari paesi europei, in Canada e in America Latina. Artista e fumettista, oltre che scrittore, Stefano Maiorca è il creatore della pittura cosmico-magnetica, caratterizzata dall'utilizzo su tela di colori a olio e prodotti di make-up quali ciprie, ombretti e matite, e che racchiude in sé elementi simbolici e di ispirazione ermetica. Nella scienza dell'Hermes, Stefano ci invita a capire e penetrare l'altra parte della nostra personalità, perché ciò vuol dire acquisire la chiave di qualsivoglia realizzazione e dell'azione trasmutativa che l'accompagna. «Conosci te stesso», sottolinea l'autore, è una chiara allusione alla vera entità, il Dio primevo dimorante nell'intimo della natura umana. Vi lascio allora all'ascolto di qualche pagina e di qualche segreto racchiuso in questo piccolo trattato di alta magia. Capitolo 1. Il rito. La via dell'autentica realizzazione. Il rito è il mezzo elettivo utile alla crescita occulta dell'essere sottile. L'espletazione del rituale presuppone una conoscenza delle dottrine tradizionali supportata da una realtà iniziatica.
questa sapienza viene dispensata a coloro che vengono ammessi all'interno di una cerchia di iniziati dal maestro che guida il neofita nelle regioni del mondo astrale. La preparazione dell'universo del mago, vera e propria riproduzione di un macrocosmo miniaturizzato, è l'elemento centrale della pratica operativa. Il tempio, ugualmente, ingloba in sé la struttura macrocosmica, come espresso dal tempio salomonico e massonico. La differenza che intercorre tra la costruzione templare e lo spazio operativo del mago consiste in una schematizzazione, una sintesi dell'occultum ermetico rispetto ai modelli templare-massonico precedentemente menzionati. In sostanza, l'ermetista si serve di pochi elementi che da soli sono in grado di ricreare simbolicamente le forze cosmico-magnetiche contenute negli edifici sacrali. Un altare sobrio, due candele, tre nella pratica realizzante, che rappresentano le due colonne salomoniche, Yakin e Boas, la colonna dell'apprendista e quella del maestro, e incarnano le due energie mascoline e femminee. Un braciere per bruciare profumi specifici a seconda del rito che si va a officiare, un leggio dove porre i rotoli o testi magici in cui sono racchiusi i carmi da recitare e le cifre geniali da tracciare. Per mezzo di gesti sapienti e carmi magici richiama a sé le correnti che devono confluire nello spazio occulto dove egli opera. L'espansione della coscienza è la diretta conseguenza della pratica ermetica espletata, in perfetta sintonia con l'intento interno che la anima. La forza interna, dunque, si affinerà nel tempo, divenendo particolarmente sensibile, operando una cosciente crescita della controparte etericizzata. Il lato lunare Isideo, la morte come rinascita. Seguendo il crescere e decrescere della luna, Iside, si giunge allo stato oscuro, nigredo alchimica, che esterna la morte rituale e la scomparsa della materia pesante o animalesca, il metallo volgare con cui veniva rappresentata la natura inferiore dell'iniziando. La discesa nelle regioni infere, che anticamente era la via primaria per la rinascita magico-alchimica, racchiude importanti connotazioni a carattere misterico, intimamente correlate con la Grande Madre e il culto Isideo, magia delle forme. Lo stesso Pitagora, il divino maestro, insegnava ai suoi discepoli all'interno di una caverna, a significare il contatto con la zona infera, l'utero primigenio al quale era necessario riunirsi. La morte simbolica, ma realmente trasmutante, rappresenta da sempre la discesa nei regni oscuri del sottosuolo, o per meglio dire, nella nostra interiorità. Solo penetrando nell'abisso primordiale, dove lo spirito viene messo alla prova, è possibile in un secondo tempo risalire verso la luce solare. Dopo il contatto con la parte lunare, fredda e umida, il cui colore è rosso organicamente e argenteo simbolicamente, il percorso verso l'alto deve conseguire il contatto con il sole, caldo e secco, semifruttificante, al fine di congiungere i contrari, yin e yang. I misteri Isidei, magia lunare formativa, racchiudono un corpus teologico, in parte mutuato dagli insegnamenti dei filosofi greci, in particolare di Platone, che conferiscono al culto una visione più ampia per ciò che concerne la filosofia ermetico-alchimica. Sotto questo aspetto, rinveniamo la concezione unitaria tante volte espresse dal grande iniziato alla dottrina Isidea, Lucio Apuleio, nel suo Asino d'Oro, per mezzo di intelligenti metafore. Iside, quindi, si identifica anche con la Maria dei Cristiani, Immacolata Concezione o Anima, sotto forma di pratiche finalizzate a sviluppare nel sapiente la propria parte complementare, l'amante invisibile che è latente in ciascun essere umano evoluto. Tale processo, conosciuto anche come unione sacra, in Oriente è in commistione con la via tantrica. Attraverso questa tecnica, la parte femminea e quella mascolina si ridestano per completare l'essere e giungere così alla monade. L'essere sempre si rinnovella, si riproduce all'infinito e non conosce il finito. Ora il processo è attivo e dinamizzato nella sua perfetta sintonia con il tutto, vero maestro e sapiente illuminato che mostra il sentiero del magico incanto. Capitolo 3. Il simbolismo dell'Homo Erectus. Nell'ambito della magia operativa esistono delle simboliche di notevole valore, poste in relazione con determinate posizioni assunte dal mago.
La postura eretta, per esempio, cela particolari significati occulti che andremo a esaminare. Quando il magista, posto al centro del suo spazio operativo od occultum, si accinge a officiare in posizione eretta o posizione verticale, configura il fallo fecondante o fallo eretto. La sua testa diviene la testa del membro e il resto del corpo l'intero pene. Tale analogia è riconducibile anche al caduceo ermetico. Lo scettro o bastone sul quale si attorcigliano le due serpi, una rossa e l'altra nera, rappresenta il fallo e il pomo che lo sormonta la testa di questo. Le due ali, collocate poco sotto il pomo, simboleggiano l'anima che deve involarsi, librarsi, come la farfalla che fuoriesce dalla crisalide. Rappresentano inoltre ciò che è volatile, il solve et coagula alchimico. Le due serpi incarnano le correnti alternate legate alle energie sessuali mascoline e femminine. La serpe nera è riconducibile alle forze passive luniterrigene, luna più terra uguale Venere, mentre quella rossa al fuoco fecondante, piromagia o magia del fuoco. In altri casi, le serpi sono di colore rosso e verde. In questo senso, oltre alla polarità maschio-femmina, la coppia di rettili esterna i due ordini di correnti vitali, positive e negative, e si traducono in dinamicità, rosso, e sensibilità, verde. Il caduceo simboleggia anche il mercurio, sostanza primaria deputata alle trasmutazioni interne, elemento fondamentale dell'opus magna, la grande opera alchimica. Se introduciamo l'immagine del caduceo all'interno del corpo umano, in una specie di sovrapposizione, avremo creato a livello immaginativo una sorta di circuito elettrico capace di veicolare e trasformare le energie sessuali in modo alternato. Tale figura è rapportabile alla mitica scala di Giacobbe, chiaro riferimento alle correnti sessuali mascoline e femminine che ascendono e discendono. In modo analogo, l'immagine del caduceo di Mercurio si raccorda al simbolo della scala e all'energia Kundalini. La Kundalini, simbolicamente incarnata dalla dea primordiale o Shakti, rappresenta la forza vita luminosa che ha organizzato il corpo e che in esso continua a risiedere occultamente in veste di matrice di tutte le correnti sottili che ivi dimorano. Shakti viene detta colei che è ravvolta, per indicare che nel corso dell'esistenza umana ordinaria non si manifesta nella sua autentica natura, ma giace addormentata in un centro sottile situato alla base della spina dorsale. Questa forza dormiente è il tramite tra il fuoco del desiderio e le funzioni sessuali. Essa è la sposa del maschio primordiale. Da qui il simbolismo che raffigura la Kundalini come una serpe che avvolge il lingam, il phallus di Shiva, principio maschile primevo. Quando la Kundalini si risveglia e fluisce verso l'alto, percorrendo un condotto assiale situato nella colonna vertebrale, ascende fino alla sommità del capo. In genere, la forza ridestata viene raffigurata come ignea, perciò in alcuni testi è scritto che quando sale verso l'alto è paragonabile a un fuoco ardente, un incendio che brucia tutto quanto incontra. Si tratta della via folgorativa dell'unità, che salendo origina un congiungimento del maschile con il femminile. Tale unione si fa più perfetta e assoluta al termine della corsa che culmina alla sommità del capo. Qui avviene l'excessus, Shiva e Shakti, il dio e la dea si abbracciano e si fondono, si crea una profonda compenetrazione del principio Shakti nel principio Shiva, che equivale alla grande liberazione o reintegrazione trascendente. Prende vita in questa maniera il superamento dello stato duale e del vincolo cosmico. Tutto questo avviene tramite principi e poteri che rispecchiano il mondo della natura operante, secondo le corrispondenze tradizionali tra microcosmo, uomo, e macrocosmo, universo. Il mago che ritualizza racchiuso nel cerchio magico o universo in miniatura, il Minut Mundum, di cui l'albero cabalistico della vita è espressione profonda, manifesta la sua volontà e compie in quel momento una vera e propria inseminazione, uomo eretto uguale fallo fecondante, che rende gravido l'utero cosmico, cerchio operativo uguale vulva. In sostanza, l'operatore che si trova in piedi al centro del cerchio è a tutti gli effetti il membro fecondatore, che mediante il comparto immaginativo dà vita, o per meglio dire, realizza l'azione magica, che conferisce realtà al suo pensiero, dinamizzandolo e interagendo con la realtà circostante, modificandola.
Tornando al simbolo del caduceo e alla sua sovrapposizione con il corpo umano, la circolazione delle energie sessuali nell'apparato eterico sottile fa capo a una ritmica commistione o interazione fra le due correnti isiache, lunari, e ammonie, solari. Se riusciamo a immaginare il caduceo inserito dentro il corpo, vedremo che l'asta su cui sono avvolte le serpi divide la struttura fisica in due metà precise. Il pomo sale fin verso il cerebro e il resto di essa giunge fino ai piedi. Le ali mercuriali, invece, poggiano le loro estremità, una sulla spalla sinistra, femminile o lunare, e l'altra sulla spalla destra, maschile solare. La corrente lunare femminea ascende dal piede sinistro, terra, e si concentra nella metà sinistra del cerebro, neopallio o campo della noesi. Di qui si riversa nella metà destra, archipallio o cervello primigenio, fondendosi con la corrente maschile solare, divina. In tal modo si origina l'unione androginica della duplice energia, che una volta miscelata ridiscende verso la metà destra del corpo, generando una nuova corrente energetica neutra. Questa, infine, risale attraverso l'asse del caduceo e si colloca nel plesso solare, centro magnetico attrattivo. In questo modo si compie l'atto creativo, generativo, volitivo. Capitolo 6. Il lato attivo della forza. La disciplina magica impone a fini realizzativi lo sviluppo di un coefficiente interno, o interiore se preferite, deputato a far insorgere certe correnti magnetiche e vibratorie circolanti nella struttura sottile del mago. Potremmo definire così tale coefficiente: forza in divenire, stato d'essere attivo che implica la soppressione di qualsivoglia passività caratteriale. Nello sviluppo delle potestà magiche, ciò che è passivo risulta mortifero, rappresenta la stagnazione fatale. Tutto ciò che è in attività, invece, indica la vita e la crescita del seme occulto. Si tratta del lato attivo della forza. È questo un fuoco che arde incessantemente senza estinguersi. Tale centralità luminosa presiede alla vita segreta dell'essere, alla sua formazione più densa, capace di interagire con l'intero universo, macrocosmo. Abbiamo parlato di uno stato d'essere attivo, ma cosa vuol dire? È una condizione dell'animo che, innaffiato dalle radianze ignee, nutrito e divenuto fertile, germoglia, fiorisce, aprendo i suoi petali luminosi, irradiando la sua energia composta da impalpabili raggi iridiscenti e irrorando il comparto eterico dell'iniziato. In tal modo si proietta anche all'esterno, scaldando e investendo beneficamente quanto viene a contatto con questa sorgente, con cose e persone. Ma attenzione, non vi è nulla di mistico in ciò che abbiamo affermato. È facile cadere in errore. Il misticismo presuppone un approccio passivo alla forza, mentre essa è eminentemente attiva, come spiegato. Si allude in questo senso a un processo che trasmuta l'intero essere psicofisico, il quale, attraverso la maturazione dell'animo, si trasforma in un sole datore di vita. Simboli del passivo e dell'attivo. Il simbolo della passività, da non confondere con la polarità passiva-negativa lunare-femminea, in ambito iniziatico, è rappresentata dall'uomo inginocchiato, asservito alle forze ancestrali che lo sovrastano, sottomesso a qualsivoglia idea non scaturente dal suo profondo, bensì accettata senza alcuna verifica, per atto di fede. Le ginocchia, a contatto con il suolo, alludono alle energie terrigene, al gran serpente della terra che avvolge con le sue spire narcotizzanti. Egli rappresenta la materia, l'anima del mondo, anima mundi, e tutto quanto è corporeizzato. Tali immagini si riferiscono al basso astrale. Il simbolo di ciò che è attivo e vitale, al contrario, è configurato dall'uomo eretto che osserva l'orizzonte. È colui che si è elevato con un atto volitivo e scruta dinanzi a sé, libero di spaziare al di là del tempo e della materia. I suoi piedi sono ben saldi sulla terra, a dimostrazione del fatto che non è governato dalla fantasia o prigioniero di schemi, dogmi o luoghi comuni di stampo profano. È l'autentico iniziato, il risvegliato, che non accetta le mezze verità ma ricerca, sperimenta, opera per avvicinarsi alla verità. La sua testa svetta verso il cielo, si proietta tra le stelle dell'astrale superiore. I cinque sensi, strumenti di conoscenza. Approfondiamo ora quanto accennato al principio del trattato.
Stiamo parlando dei cinque sensi dell'uomo, demonizzati dall'egemonia religiosa e che in vero sono al centro di ogni manifestazione vitale e percezione del mondo. La loro funzione è fondamentale. Senza questi strumenti, l'essere umano non potrebbe sperimentare il bene e il male, quanto è luminoso e ciò che è oscuro, la gioia e il dolore. In una parola, tutta la gamma delle sensazioni ed emozioni che compongono il nostro vissuto. Attraverso questi canali percettivi si forma l'esperienza dell'individuo, la sua personale evoluzione in sintonia con il bagaglio animico di cui viene dotato alla nascita. Ermeticamente parlando, i sensi vanno purgati dalle numerose tempeste vibratorie che la corrente volgare impone sin da quando veniamo al mondo. Se nel quotidiano tenere a bada questo aspetto è importante, a livello iniziatico deve essere un principio inalienabile. I sensi alterati generano un sentire falsato, inquinato dalle suggestioni della natura inferiore, materia pesante, corpo fisico, e della matrice lunare, impressionabile e instabile, in continuo mutamento. Senza controllo, essi producono una visione alterata della realtà, creando confusione, distorcendo negativamente quanto cade sotto il loro raggio d'azione. Per questa ragione vanno educati e istruiti, dominati, incanalati e diretti, giacché sono parte integrante della struttura sottile, corpo eterico. Dobbiamo immaginare l'apparato sensorio come un sismografo sensibilissimo, capace di intercettare la minima scossa sismica. Se la sua funzionalità è neutra, quanto rilevato sarà aderente a ciò che accade nella realtà. Al contrario, se mal funzionante, l'onda tellurica verrà riportata in maniera ingigantita, esageratamente alterata. La stessa cosa si palesa per i cinque sensi, i quali, se non purgati e resi neutri, percepiscono quanto li circonda in modo fantastico e contraffatto. Di qui il misticismo esasperato, gli stati allucinatori, l'inganno sensorio, le epidemie energetico-auriche collettive, la deformazione di eventi banali, che portano a credere agli accadimenti più assurdi e non comprovabili. Quando l'ermetista ha raggiunto lo stato di neutralità, ovvero il distacco dalle correnti profane, ciò che percepisce è reale e sperimentalmente corretto. Solo così è possibile affrontare operativamente una materia e una dottrina tanto complessa e per certi versi astratta. Compito del mago è di renderla concreta, afferrabile, comprovabile, anche se questo implica un riscontro soggettivo non condivisibile con altre persone. Tuttavia, laddove si inneschi il giusto meccanismo e altri soggetti riescano a produrre le medesime manifestazioni, si può raggiungere un risultato analogo. Il sensismo ermetico, intelligenza purissima, è connesso con certe forze, elementi che rinveniamo anche nell'antichità, per esempio nell'ambito dell'ognosticismo o nella filosofia campanelliana, come si evince dalla sua opera, Philosophia Sensibus Demonstrata. Tommaso Campanella, filosofo, astrologo, mago e veggente, nato a Stilo, Reggio Calabria, nel 1568, nel suo volume parla dei cinque sensi. In questo suo primo lavoro, egli difende il sensismo, affermando che i sensi sono gli strumenti elettivi deputati alla conoscenza del mondo, della dimensione visibile e di quella non visibile. In poche parole, i cinque sensi non vanno condannati come peccaminosi, perché Dio li ha donati all'uomo per fare esperienza e sperimentare quanto lo circonda. Nel testo rinveniamo i dettami del pensiero telesiano incentrato su una visione unitaria del creato, molto vicina al celebre motto ermetico Pan ento pan, il tutto nel tutto. Bernardino Telesio, infatti, seguiva un'intuizione animistica del mondo, nella quale ogni cosa creata manifestava uno spirito immanente e possedeva in sé una forma di vita o principio intelligente e arcano. Lo studio della natura, nei testi del filosofo astrologo, è posto alla base di ogni indagine sulla concezione del mondo. Nel suo sistema fisico-metafisico si scorge una divisione dal corpus dottrinario aristotelico legato al dualismo tra materia e forma, al quale contrappone la dualità di materia, forza passiva, e forza, principio attivo, immanente alla materia. È evidente qui l'influsso dei presocratici, tanto è vero che Bacone riconduce il telesismo a Parmenide e alla sua dualità di luce e ombra nel mondo dell'opinione, doxa. Esistono dei sottili paralleli tra questa immagine filosofica e il concetto insito nella dottrina promulgata dagli gnostici, che erano fermamente convinti dell'esistenza di un dualismo cosmico o pleroma.
Nel Corpus Hermeticum, discorso perfetto, si designava infatti la conoscenza del divino per mezzo del pleuma, lo spirito perfezionato nel bene. Proprio in questo assunto è rinvenibile il dualismo cosmico, nel quale convergono luce e tenebra scaturenti dall'incontro tra il mondo terrestre e quello celeste. Inoltre, in questo ambito si colloca il lato oscuro dimorante nell'uomo. All'interno della sapienza gnostica, il pleroma rappresenta l'insieme personificato delle emanazioni divine, gli eoni, esseri intermedi tra la divinità suprema inaccessibile e la materia, i quali colmano l'intervallo tra l'uno e il mondo, tra lo spirito e la materialità. Questa concezione si raccorda in qualche maniera al Pimandro e alla rivelazione che lo riveste: cosmogonia, antropologia, escatologia. Nella prima parte dedicata alla cosmogonia è possibile leggere: primato della luce in alto ed emergere dell'oscurità in basso, trasformazione dell'oscurità in materia umida, apparizione del logos della luce, apparizione degli elementi superiori, fuoco e aria, dalla natura umida. Si intravedono qui elementi legati alla grande opera alchimica. Alla base del sensismo, inteso in senso ermetico, è presente l'unione con il tutto. I sensi, ripuliti dal sostrato pesante, interagiscono con l'intera creazione, con l'universo, come spiega il grande iniziato Cornelio Agrippa nella sua impareggiabile opera De Occulta Filosofia. Come vanno tre sorta di mondi, l'elementale, il celeste e l'intellettuale, e come ogni cosa inferiore è governata dalla sua superiore e ne riceve le influenze, in modo che l'archetipo stesso e operatore sovrano ci comunica le virtù della sua onnipotenza a mezzo degli angeli dei cieli, delle stelle, degli elementi, degli animali, delle piante, dei metalli e delle pietre, cose tutte create per essere da noi usate, così, non senza fondamento, i magi credono che noi possiamo agevolmente risalire gli stessi gradini, penetrare successivamente in ciascuno di tali mondi e giungere sino al mondo archetipo animatore, causa prima da cui dipendono e procedono tutte le cose, e godere non solo delle virtù possedute dalle cose più nobili, ma conquistare nuove più efficaci. Perciò essi cercano di scoprire le virtù del mondo elementale a mezzo della medicina e della filosofia naturale, servendosi di differenti miscugli di cose naturali, e le connettono poi alle virtù celesti attraverso i raggi e le influenze astrali, e mercè le discipline degli astrologi e dei matematici. Fortificano infine e confermano tutte queste conoscenze con le sante cerimonie della religione e con la possanza delle intelligenze superiori. Grazie per averci ascoltato e alla prossima settimana.